Quando uno non ha abbracciato nessuno da giovane per anni, per decenni, perché è bloccato per l'educazione, per timidezza, per la solitudine, perché in famiglia non si usa o per altri motivi, quando finalmente abbraccia, perché a un'età qualsiasi succede che si sciolgano i nodi, allora lui mentre abbraccia è come i sordomuti quando imparano col metodo vocale. Fanno vibrare le corde, ci contano di emettere quel suono, ma non è che lo sentono. Guardano l'altro e se l'altro ha capito sono felici, ci sono riusciti con l'impegno e il puntiglio a fare il suono. Così l'analfabeta degli abbracci, quando finalmente si decide, non ha gesti spontanei, studia come muovere il braccio, la spalla, come stringere di più o di meno, è stupito e impaurito, benché felice, del contatto del corpo sul corpo. È felice, è più felice di altri che hanno sempre abbracciato fin da piccoli. È felice, è una conquista. Merita l'abbraccio, è in ansia che gli venga bene. In pratica lo mette in scena e gli altri se ne accorgono, a volte se ne accorgono e credono che sia un abbraccio finto. Invece è il più felice degli abbracci. Lui ci è arrivato per strade difficili. E quasi piange mentre riesce a fare ciò che per altri è una cosa normale. Se incontri uno così, devi capire che non è finto, è il più vero dei veri. Lui finge ciò che veramente fa, perché non lo sa fare senza fingere. È un po' come il poeta di Pessoa, ma è così vero che dopo l'abbraccio riuscirebbe a volare per la gioia. Però nessuno se ne accorge mai, perché come l'abbraccio, anche lo sguardo e gli altri gesti sono troppo incerti, sgrammaticati come di straniero, si resta perplessi, diffidenti. Sono persone che fanno fatica nelle cose più semplici, che mai ti aspetteresti. Poi, da soli, in casa, cantano, ridono, scrivono versi.